L'uomo è un lupo per l'uomo. Con questa locuzione latina, Thomas Hobbes, nel XVII secolo, ha voluto alludere alla natura bestiale degli esseri umani. Le azioni dell'uomo, infatti, sono governate dall'istinto di sopravvivenza. Benvenuti a tutti sul nostro podcast Homo Homini Lupus, il podcast dove tratteremo il legame tra maschilità e criminalità nelle varie sfere sociali. Oggi analizzeremo questo legame nel mondo del lavoro. Chi di noi non ha mai sentito parlare della violenza psicologica nel contesto lavorativo oppure del cosiddetto mobbing? Ecco, oggi per l'occasione abbiamo l'onore di avere qui con noi due importanti sociologi, la ricercatrice Sabrina Garrone. Buongiorno a tutti, grazie Fabio per averci invitato. E il dottor Simone Franzoni. Ciao, ciao Sabri e ciao Fabri, grazie per l'ospitalità. Bene, partiamo subito dalla prima domanda che a questo punto sorge spontanea. Nel contesto lavorativo le liti sono frequenti, soprattutto tra datore di lavoro e dipendenti. Ma che cosa porta questi ad entrare in conflitto tra di loro? La visione sociologica qual è? Beh, allora, sono molti i sociologi che hanno elaborato teorie sul conflitto tra gli individui, conflitti che naturalmente si possono riscontrare anche nel contesto lavorativo, soprattutto, come hai detto te Fabio, tra capi e dipendenti. Però, per introdurre questo discorso, io partirei da alcune teorie di Marx. Come tutti sappiamo, Marx era contrario al sistema capitalista dei suoi tempi e sosteneva che la società fosse costituita da rapporti economici tra le diverse classi, che entravano in conflitto tra loro a causa del possesso o meno dei mezzi di produzione. Sì, è vero, Sabri. Marx certamente può essere una risposta alla domanda, però non dobbiamo dimenticarci che ruolo importante lo gioca la maschilità. Direi che siamo entrati subito nel vivo dell'intervista. Avete usato questo termine che a molte persone però è sconosciuto. Ecco, cosa si intende precisamente con la parola maschilità? Guarda Fabio, rispondo subito alla tua domanda. Per maschilità intendiamo tutti quei caratteri che sono ritenuti tipici del maschio. Ad esempio, l'aggressività, le molestie oppure anche il linguaggio scurrile. Ecco, tutte queste caratteristiche che ho appena elencato sono messe in atto per manifestare la nostra superiorità. Hai detto proprio bene, Simone, però vorrei precisare un'altra cosa. Noi esseri umani nasciamo tutti biologicamente con caratteri sessuali maschili e femminili. Gli uomini e le donne, infatti, apprendono i rispettivi ruoli di genere attraverso sistemi di ricompense e punizioni creati nella società degli ultimi anni, che incoraggiano la conformità di genere e dunque le differenze di comportamento e pensiero tra i due sessi. Ed è proprio così che nasce lo stereotipo del maschio e il concetto di fare il genere. Interessante. Ed è ciò che poi determina il bisogno di prevalere nei vari contesti. In questo caso stiamo parlando del contesto lavorativo, però non solo, anche per esempio nel contesto domestico oppure a scuola. Sul nostro sito stavo leggendo che stanno arrivando parecchie domande e testimonianze di violenze psicologiche sul posto di lavoro. Una domanda in particolare appunto chiede perché alcuni dipendenti si comportano in maniera differente nei confronti del titolare, per quale motivo alcuni hanno il coraggio di rispondere al datore di lavoro e altri no. Beh, questa è una domanda che in parecchi si fanno e scommetto soprattutto i più timidi. Beh, è una domanda che si fanno in molti, no? Però io posso dire che dipende da alcuni fattori. Il fattore principale che mi sento di dire è che sono le nostre interazioni. È questo processo che porta un individuo ad essere più o meno rude. Ecco, l'interiorizzazione, un aspetto fondamentale, ovvero il contesto culturale nella quale siamo cresciuti. Sì, Fabio, è fondamentale. Il concetto culturale nel quale siamo cresciuti è parte fondante del nostro modo di pensare e di agire. L'atteggiamento che assumiamo di fronte al nostro superiore, infatti, dipende molto dai processi di educazione e di socializzazione che abbiamo interiorizzato nelle fasi della nostra crescita. Volevo farvi un'ultima domanda riguardo le donne al lavoro. Sappiamo tutti che è una situazione delicata e spesso sono vittime di violenza, fisica o verbale, oppure semplici minacce per permetterle di fare il cosiddetto salto di carriera. Ecco, anche in questo caso possiamo dire che la figura maschile, l'uomo, manifesti la sua superiorità con la maschilità? È l'esempio adatto? Sì, allora, questo è un argomento molto delicato.
In questa circostanza, più che in altre, possiamo dire che la maschilità ha un peso a dir poco importante. In questi casi, l'uomo capo è mosso dalla necessità di mettere in chiaro la propria maschilità e la propria potenza, che egli sente in qualche modo minacciate dalla presenza di un essere debole e inferiore dal suo punto di vista. E l'unico modo che avverte proprio e di facile riuscita è la violenza fisica e psicologica nei confronti della donna. Infatti, la violenza fisica, per controllare i comportamenti delle donne, è un aspetto culturale che è già stato interiorizzato da diverse culture nel tempo, quindi è veramente importante. Sì, è vero, culture che non sono nemmeno così tanto distanti da noi. Basta pensare che addirittura fino agli anni 90, anche in molti paesi occidentali, lo stupro coniugale non era nemmeno considerato un reato. Beh, che dire, il tempo a nostra disposizione sta terminando. Io vi ringrazio a voi per essere stati qui con noi e ringrazio tutti i nostri ascoltatori. La puntata finisce qui e ci vedremo nel prossimo episodio.